giusto prendersi tutto quello di buono che si è visto in queste due partite, ma appunto sono state giocate appena due gare che hanno dato indicazioni molto positive, ma non ancora delle verità definitive. Sicuramente un passo avanti rispetto al match con l'Avellino sotto il profilo della produzione di palle gol, ne abbiamo addirittura contate 10, dunque benissimo il Pescara, ma anche tante praterie concesse dal Latina, soprattutto nel primo tempo. A volte è bastato un solo passaggio verticale per arrivare in porta, non con uno ma con due calciatori. In questo momento la cosa più bella è il clima che si sta ricreando intorno alla squadra. In città si torna a parlare del Pescara, non accadeva da un bel po'. Merito del gruppo, del tecnico, del buon lavoro svolto in sede di mercato, evidentemente questa squadra si sta costruendo una piccola credibilità. È piaciuto lo spirito, è piaciuta la gagliardia, è stata apprezzata la tenacia con cui i biancazzurri si battono. Da questo punto di vista il big match con il Crotone può essere significativo, una gara che non deciderà nulla, è ancora troppo presto, ma un risultato importante farebbe lievitare ancora di più l'entusiasmo. Le ultime, Ingrosso è tornato in gruppo, buona notizia per Colombo che non dovrebbe apportare sostanziali modifiche. Delle Monache ha smaltito il problema intestinale accusato nel primo tempo di Latina con inevitabile sostituzione all'intervallo. Colai e Palmiero non sono ancora al 100%, scalpita De Sogus, Colombo ci sta pensando, davanti potrebbe essere la novità dell'11 di partenza. Nel Crotone un solo indisponibile, il lungo degente Spaltro preso in prestito dalla SPAL. L'allenatore Franco Lerda, che a Pescara, storia di 15 anni fa, ha lasciato un ottimo ricordo. Serie C, campionato 2007-2008, per Lerda la prima esperienza tra i professionisti, portato da Enzo Nucifora, che lo aveva già avuto come giocatore all'Atletico Catania. Playoff di fatto scippati, una penalizzazione di 2 punti, prima inflitta poi dimezzata, classifica avulsa che al termine della stagione premia il Perugia. Sarà per Lerda la seconda occasione d'avversario all'Adriatico, la prima volta a settembre 2010 emozionante da allenatore del Torino, ma infausta, finì 2-0 per i biancazzurri di Eusebio Di Francesco grazie ai gol nelle immagini di Soddimo e Cascione. Gli altri ex sono Turminello e il play Carraro, entrambi non ancora al top della condizione. La curiosità invece legata al centravanti italo-argentino ex triestina Guido Gomez, che a 14 anni, stagione 2008-2009, ha giocato con i giovanissimi del Pescara, allora guidati da Silvano Crisante.